E allora proviamo a riflettere l'amore di Dio. Riflettiamo quella luce che fa nuove tutte le cose. Noi dobbiamo essere la mano che aiuta a cambiare valori e visioni. Trasformiamo l'individualismo in fraternità, in solidarietà. Io come cooperatrice salesiana cerco di essere un po' un ponte tra l'oratorio e la città per quelle che sono le realtà di servizio presenti a Lecce. In particolare collaboro con i Giovani per la Pace che ogni mercoledì vanno in stazione a incontrare delle persone indigenti, ma collaboro anche con tanti enti religiosi e non religiosi che costituiscono un servizio per la città, per le persone che soffrono. Sempre avendo in mente quello che ci diceva anche Don Bosco sul provare a essere buoni cristiani e onesti cittadini, quindi fare la propria parte nella comunità. Sicuramente questo servizio dà gioia perché ci si apre all'altro, si incontra l'altro e quindi ci si incontra anche con se stessi e con Dio. È altrettanto vero che davanti a certe storie viene rabbia, viene tristezza, vengono tanti interrogativi sul perché della sofferenza, però il cuore ritrova pace quando davanti a tutte queste domande poi capisce che è comunque sempre Dio colui che un giorno ci darà la risposta come noi crediamo per fede, e quindi andiamo avanti facendo del bene col sorriso. In tutti questi anni nel nostro centro Caritas abbiamo avuto modo di conoscere tante persone che hanno cambiato il nostro modo di metterci in relazione con l'altro, con la certezza che con loro non è mai tempo sprecato. Instauriamo spesso rapporti di fiducia e di affetto e spesso continuiamo anche ad avere questi rapporti fuori il contesto Caritas. E ad ogni persona cerchiamo sempre di dare una parola buona per loro e diciamo sempre: tu sei prezioso ai miei occhi. Nel bisogno e nella sofferenza sono venuti da noi giovani, anziani, famiglie che hanno portato a noi i loro problemi o spesso sono venuti solamente per essere ascoltati. Non è mai stato facile, però ogni volta noi cerchiamo di abbracciare i loro problemi e spesso mettendo da parte i nostri di problemi. Spesso siamo stati la spalla su cui piangere, l'abbraccio che dà coraggio, le confidenti dei problemi familiari, la voce per confrontarci con le istituzioni e per far conoscere alla comunità i problemi e le esigenze delle persone più deboli ed emarginate. Spesso siamo state commesse di boutique per permettere di vestirsi in maniera dignitosa, oppure commesse di supermercato per poter dare un pranzo o una cena a chi non poteva permetterselo. Però prima di tutto abbiamo imparato che cos'è la provvidenza di Dio, che è come faceva Don Bosco, che a noi non è mai venuta meno, e ad affidare le nostre fragilità a Maria, perché siamo così consapevoli che, come dice il Vangelo, quello che avrete fatto ad ognuno di loro lo avrete fatto a me. Quando andavo allo stadio con la mia famiglia, quando si poteva andare, quando stavo ancora a Lecce, una delle cose che mi dava fastidio era che a un certo punto, 5 minuti prima della fine della partita, molti spettatori si alzassero per andarsene prima, perché così uscivano prima dal parcheggio, era più facile. Per me era una cosa inconcepibile, cioè, perché tu dicevi: ma tu che ne sai fino alla fine che cosa può succedere, no? Avete visto, sì, in televisione, Lecce Empoli. Fino al 90° minuto stavamo 1-2 per l'Empoli, al 90° minuto Rodriguez, eh? Quindi così è la speranza, eh? E così è l'amore di Dio. Quest'idea che c'è sempre un'altra possibilità, c'è sempre la possibilità che qualcosa di nuovo succeda nella tua vita e ti rinnova e ti dà vita nuova. Io questo nella mia vita l'ho sperimentato, nel senso che quando ormai, sai, pensavo: sono diventato salesiano, sono diventato prete, che ci deve stare di nuovo, ormai questa è la mia strada. Ecco, è arrivata così la novità dell'Albania. L'amore di Dio è fantasia, è creatività, e a tempi che noi a volte non immaginiamo,
e davvero c'ha questa capacità di sparigliare sempre le carte, quindi di darti sempre un'altra prospettiva e di aprire anche porte che tu non puoi immaginare. Dio è sempre molto più creativo di noi. Dio fa spesso gol al 90esimo. Questo no, può servire anche per una persona che magari è più cresciuta avanti nell'età e dice: ma io ormai sono adulto, che devo fare? No, che ne sai, non devi uscire prima dallo stadio, prima che finisca la partita. Io, servendo i giovani qui in Albania, con questa esperienza albanese che veramente è stata una grande novità, che ha fatto cose nuove nella mia vita, ho scoperto come c'è sempre un rinnovamento per chi segue il Signore. So sempre che, ok, adesso sto vivendo questa esperienza dell'Albania, ma sicuramente poi il Signore immaginerà un altro gol di Rodriguez per me e per la mia esistenza. E questo mi dà sempre speranza, perché so che c'è sempre un'altra possibilità.